Dal mondiale maschile di quest'anno a quello femminile del 2014, oltre ai risultati sul campo ricamati di velocità, acrobazia e splendida sincronia, il mondo del volley azzurro impone una presenza regolata dalla puntualità della macchina organizzativa. Pallavolo, disciplina vecchia di 115 anni, nasce negli States ma ha origini lontane, anche latine. In Italia però la sua età è più giovane, quasi bambina. Dal 1946 ad oggi, passando da materia scolastica di ieri ad una attuale visibile realtà stellare, in cui la fantasia e il senso del gruppo, tutto italiano, appaiono fondamentali. Per la categoria Fair Play Volley, Irina Kirillova. Irina Kirillova, campionessa di ieri e di oggi. Piacere, è un onore stringere la mano alla più forte palleggiatrice della storia della pallavolo. Grazie Simone e buonasera a tutti. Lo possiamo dire? Lo possiamo dire perché così è, i risultati parlano per te, quello che hai fatto parla per te, il trucco dove sta? Ma prima di tutto io penso che una gran passione per quel che fai e subito tutte le cose vengono molto più facili e quindi poi sicuramente fortuna di avere vicino durante tutta la carriera la gente giusta, sia insegnanti, allenatori, compagni e quindi il tutto sommato lavoro di squadra, ecco. C'è stato un momento della tua carriera in cui hai detto non credo che diventerò una grande pallavolista? Sai che non mi ricordo, forse è stato, però vuol dire che non c'è stato. Vuol dire che non è stato così importante che me lo ricordo. Giocatrice e anche allenatrice. Tu hai fatto esperienza? Sì, io mi reputo più giocatrice di allenatrice, anche perché la carriera di giocatrice è veramente lunga, invece carriera di allenatrice è stata molto più breve, molto più sofferente, quindi diciamo che sono più giocatrice. E diciamo che in Italia hai trovato pure il cuore, esatto, hai lasciato esatto. Il cuore, il marito è italiano. Facciamo un applauso al marito italiano. Grazie. Quando chiamiamo coloro che ti premieranno, Sebastian del Brenna che è qui, buonasera. È anche un supporto, un qualcosa di particolare relativo al fair play, è vero? La spilla del fair play, ma la vediamo? La vediamo dopo? E lei mica è solo però. Franco Ascani, professor Franco Ascani, presidente Federation Internazionale Cinema Television Sport. Ha fatto la foto? E allora possiamo andare. Grazie.